più note ci sono ed è più veloce la trasmissione di tanto. Beh, no, dipende da quanto buona è l'instradamento che tu fai. Sì, però voglio dire, siccome ci sono tanti dati che viaggiano, se tu gli dai due linee, comunque la distribuzione è più veloce, no? Sì, se tu le bilanci, ad esempio, se tu fai bilanciamento, per quello che ho messo nella diapositiva, avevo messo che il pacchetto va in quello verso il provider con due hop invece che quello con uno, perché posso anche decidere che magari, perché io ho più banda da una parte, di mandarlo di là o di qua. Però tutto questo all'utente è pura fiducia, cioè l'utente non sa che traffico e se il giorno dopo cambia. Sì, ad esempio è successo si fa di anzi, inizia a cambiare tutto. Dov'è a Frulmix? Frulix? Frulix è la pagina di Prato. Ecco, uno entra dentro lì. Deve avere la chiave. Vediamo se si riesce a fare un trace. Che vi faccio vedere un po' di salti che facciamo. Interessante. Vabbè, non si riesce. Mi sono disconnesso? No, io ti ho dato... Ah, non c'è più? No. Ma qua dice che c'è lo spot. Non vedo la rete. Devo fargli una ricerca in alto a destra. C'è stato l'amico di Ghione, non quello di me. Non so niente. Aspetta, se la riattivo immediatamente, provo adesso. Eccolo. Probabilmente si era scollegato. Impossibile connettersi. Io non ce l'ho connesso, sei fantastico. Non è disponibile però. Eh? Disponibile la rete. Sì. Impossibile. Prima se lo. Perché devo staccare la rete che ha? Sì. Sì, però in realtà qua me la dà praticamente connesso, ma non poi mi temo che si siano cliccato un po' il mio sistema. Io solo cambiare la rete. Sì, ho anche traffico dati, sì. Sì, sì, no. Però si trova una rete interna, su questo qui. Soprattutto sulla mia, per 2 giga non abbiamo fatto 2 giga di traffico. Ah, non te l'hai limitato? No. 2 giga, buon split a 15. Non ce la facciamo, se no. Dove è quella foto? È Irlanda. Che zona era? Highlands. Dingle. La penisola di Dingle sud-ovest. Non piove niente a vedere, no? No. Bellissimo, però è una cosa fantastica. Aspetta, è un bel oggetto, insomma, come la del 3, insomma, è qualcosa in più. Questo hotspot è fino adesso, permette di mettere via. Per il mondo li trovo più carino e quel processo è veramente più costante. Niente, non riusciamo a... A collegarci? A collegarci. Non so, se vuoi tolgo via la rete, te la riattacco. Se vuoi ancora provare. Vuoi provare, allora, aspetta, ormai andiamo avanti. Dovresti uscire e diventare col PC. Provo a vedere se non vedi più. Okay. Non vedo più. Perfetto. Adesso dovrei avere la tornata. Ecco. Mi dai connesso,
sta cercando l'IP sotto. Può darsi. Sta girando. Però già rispondo già io. No, non mi dà un altro. Non mi dà connesso adesso. Niente, bon. Disconnetti bon. Vedete niente. Come fai la scheda. Ah, non ti dà proprio la GPRS? O? No, io la linea ce l'ho, mi stai dicendo che non sei connesso adesso. Prima mentre sì. Niente, sarà un problema del sistema operativo da riavviare la macchina. Vabbè. No, anche perché poi non vuole connesso tu. Sono le cose che non è. Sì, no, infatti. Meglio che finiamo così. Allora, comunque il concetto era quello che, insomma, non so. Col comando trace route, io faccio tracered e io riesco a vedere tutti i passaggi, tutti gli IP che io attraverso per arrivare a una certa destinazione. Quindi tracered www.google.it, provatelo a caso. Ora passiamo al livello successivo. Quindi abbiamo visto il livello link layer, il livello network che sostanzialmente è l'IP, IPv4 e IPv6, e poi c'è il livello di trasporto. Il livello di trasporto. E cosa fornisce? Fornisce un'interfaccia verso l'applicazione, cioè come i dati possono essere portati all'applicazione dal sistema operativo, no? I principali sono Transmission Control Protocol TCP e UDP, User Data Ground Protocol. TCP è adatto alla trasmissione dei dati, instaura la connessione tra una macchina e l'altra. Handshaking. Sì, esattamente, su una specifica porta. E che cosa fa? Non solo, implementa il controllo di flusso della connessione per permettere a una trasmissione di dati di essere affidabile. Quindi se io perdo dei dati, il TCP automaticamente me li rimanda. Per cui io quando faccio download, quello sta facendo un download ad esempio sulla TCP 80 che è la porta web, e i miei dati sono affidabili, perché se io rilevo un dato errato, il TCP me lo rimanda. Quindi c'è una perdita di dati sulla rete, c'è un qualcosa. Con TCP siamo sicuri che se l'errore era recuperabile, quindi un errore casuale, lo recuperiamo. UDP invece è il protocollo adatto alla trasmissione di contenuti multimediali e non implementa controllo di flusso, cioè perdo un pacchetto, ma questo mi sta bene perché devo avere i dati in tempo reale nei video e nelle chiamate. Queste sono le porte TCP e di UDP. Passiamo avanti e saltiamo un po' questi che sono le buste, però vedete nel TCP sono più grandi, nell'UDP sono molto più piccole, così risparmiamo dati e andiamo alla sostanza. Sono quelle di cui prima si parlava, cioè queste porte, se sono aperte, permettono ai dati di arrivare all'applicazione. Quindi il sistema operativo riconosce che un pacchetto è destinato alla porta TCP 80, lo porta su questa interfaccia, che è la porta aperta del TCP 80, toglie la busta del TCP e la manda al web server. Attenzione, queste appunto sono le porte che vanno a aprirsi, ad essere gestite intanto a livello di sistema operativo, quindi io non le vedo, non so niente, ci sono dei comandi che ti possono far vedere lo stato. Cioè si sono chiuse o aperte. Esattamente. Tipicamente ci sono due livelli di sicurezza che vanno implementati. Uno a livello del sistema operativo, quindi qui ci mette un firewall che dice cosa può essere aperto e cosa può essere chiuso. Di default i firewall cosa fanno? Consentono tutte le connessioni verso l'esterno, quindi io tento di connettermi a www.google.it su porta 80, è permesso. Google tenta di connettersi a me su porta 80, è chiuso. Anche perché non ci sarebbe un'applicazione, ma prima di tutto è chiuso. Quindi se io ho l'applicazione, comunque la cosa non funzionerà se non sblocco la TCP 80. Ad esempio metto un server web sul mio computer, devo prima sbloccare questa porta. Che normalmente è sempre aperta. Normalmente in ingresso, cioè tu vedi le due porte, la porta locale è la destinazione per i pacchetti che arrivano. La porta remota è la sorgente dei pacchetti che mi arrivano. No? Scusami, per realtà i pacchetti, quando io vedo una pagina, vedo la dinamicità della pagina e tutto, sì. In realtà un pacchetto, sono dei pacchetti che stanno andando e tornando. Esattamente. Per cui è aperta anche dall'esterno perché mi possa far vedere. Allora, sostanzialmente come funziona? Che il firewall
ha, si chiamano, una tecnologia che si chiama Stateful Firewall. Quando io tento di connettermi alla porta 80 del server di Google, sì, il firewall sa che l'interfaccia mia può andare verso la porta, sì, 80, e quindi sblocca automaticamente per quella sessione la porta che io metto a disposizione del server di Google, sì, che può essere XY per l'applicazione. In andata e in ritorno, però, perché... Sì, nel momento, però, okay, il concetto, okay, è che io sblocco quella di destinazione, okay, e automaticamente quando io sono autorizzato ad aprire una connessione verso l'esterno e il firewall vede che io lo sto facendo, mi apre quella porta. Per entrambi, per poter entrambi comunicare. Okay. Questo è il meccanismo che sfruttano, ad esempio, certi siti malevoli. Beh, il backdoor. Sì, sostanzialmente, cosa succede? Io scarico una pagina web. Ti apro una... Nella pagina web c'è un applicativo che mi apre un'altra connessione verso un altro server, e a quel punto io ho un altro canale aperto. Cioè, i cavalli di Troia sono questi, eh? Esattamente. Cioè, tu ti scarichi, lui ti apre dalla macchina tua, apre la porta, un'altra porta. Dove, esattamente, posso, dopo qualcuno può entrare per l'altra, però, porta. Però assolutamente l'hai detto tu. Dimmi, scusa. L'hai permesso tu. L'hai permesso tu perché tu non hai ascoltato l'antivirus o il tuo URL filtering che ti diceva, guarda che quel URL è il nome Unified Resource Locator, adesso quando scrivo www.google.it, con l'HTTP davanti, io sto dicendo tenta di connetterti all'HTTP, quindi porta 80, verso l'IP di www.google.it, e quindi se il mio URL, diciamo il mio filtraggio a livello di URL, mi dice che quel sito non è affidabile e io clicco OK senza sapere che sito è, devo sapere che mi sto esponendo a questo meccanismo di apertura di porte automatiche attraverso qualcosa che sto scaricando io volontariamente. Ma dato che viene insegnato che bisogna dare sempre OK. Sì, esattamente. Dai. Sì. Okay. Poi l'interessante è che la porta è un concetto che adesso è stato un po' superato nei firewall, perché oltre all'elaborazione per porta adesso ci sono anche le elaborazioni in parallelo, avvengono, del traffico applicativo. Perché succede che alle volte io ho contato la porta 80, ma magari la porta 80, invece che trasportarmi un traffico web, quindi protocollo HTTP, che quando io, il protocollo HTTP prevede che io, se io devo avere una pagina, dico al server get qualcosa, proprio una stringa che si scrive get e il file, e lui mi dà il file. Se ad esempio io faccio passare sulla porta 80 qualcos'altro, chi me lo trova col firewall non lo individuo, ad esempio un malware o qualcos'altro. Per cui a livello aziendale si stanno diffondendo adesso quelli che si chiamano Next Generation Firewall, che fanno sia il controllo delle porte che il controllo degli applicativi, dei protocolli che passano sopra e degli applicativi. Per cui a livello aziendale questo è, diciamo, il meccanismo che ha lo stato dell'arte. Poi possiamo parlare di sicurezza di livello 2, ad esempio nel wifi, come l'abbiamo citato prima, richiede un'autenticazione, abbiamo detto che può essere libera, WEP, WPA, WPA2, quella che, diciamo, è preferenziale è il WPA2, perché spesso si pensa al nemico che viene dall'esterno, però non si pensa al nemico che viene dall'interno, per cui io mi connetto a livello 2 alla tua rete e da lì vado dove voglio. WPA2 possibilmente associato ad un meccanismo di autenticazione basato su un server che si chiama Radius, lo troverete come nei router di casa 802.1x, e quindi io però ad esempio mi appoggio a un server che contiene le credenziali, io ho le mie credenziali, lei ha le sue credenziali, un altro ha le sue credenziali, e niente, io direi che questi cenni, diciamo, alla sicurezza, volevo portarvi qui per capire quelle che sostanzialmente sono le vulnerabilità degli applicativi. Se non ci sono domande, io chiuderei qui.